allora buon 2013 a tutti quanti, specialmente ai videogiocatori e ai cosplayer. Ma anche in questo 2013 Giorgia Cosplay non è da sola. Come farei senza di te, Simon? Ma come farei anch'io senza di te, cara la mia Giorgina? Non posso fare meno di dimostrarti il mio entusiasmo per quest'anno, il 2013, che si preannuncia davvero strepitoso. E infatti è strepitoso il primo gioco dell'anno, Devil May Cry, il reboot della saga storica Capcom ad opera di Ninja Theory. I cardini del gioco, come sempre, sono i combattimenti con stile e tecnica. L'introduzione di nuove armi e strumenti di distruzione consente una varietà mai vista in un Devil May Cry. Fantastici anche i boss fight e le sezioni platform. Infine la cifra stilistica, eccezionale come sempre i giochi Ninja Theory. We Love You Dante, già disponibile su Xbox 360 e PlayStation 3 e dal prossimo 25 gennaio anche su PC. Non è fantastico? È fantastico. Devil May Cry, disponibile su Xbox 360 e PlayStation 3 e dal prossimo 25 gennaio anche su PC, è riuscito reboot della saga action nata su PlayStation 2. Dopo le critiche ingiustamente piovute sul team di sviluppo, quei Ninja Theory, già autori di Enslaved e Heavenly Sword, per via del look emo e troppo modaiolo del nuovo Dante, Devil May Cry è entrato di diritto nelle wishlist di ogni appassionato, grazie ad un gameplay fondato ancora una volta sulla tecnica e sullo stile, ma arricchito sia di nuove e potenti armi che di affascinanti sezioni platformiche studiate per sottolineare il dualismo legato alle origini del protagonista. Il cardine sul quale ruota la produzione Ninja Theory è il combattimento, caratterizzato dall'iniezione di stile derivata dalla commistione di diversi strumenti di morte. Abbattere i nemici concatenando centinaia di colpi e agendo nella maniera più spettacolare e brutale possibile sarà dunque ancora una volta il motore della progressione, affidata come al solito ad una suddivisione in missioni che presenta ai nostri occhi tutta una serie di livelli piuttosto contenuti e dall'andamento abbastanza lineare. All'interno degli stessi, tra una cutscene e l'altra, dovremo sterminare le tante specie diverse di demone che ci sbarreranno il cammino, tentando di mantenere sempre alto il ritmo e il punteggio. Una particolare meccanica da questo punto di vista ci aiuterà. Lo score, classicamente affiancato dalla valutazione alfabetica, si manterrà tale per una manciata di secondi, scandita dallo scolorirsi delle lettere, fungendo da metronomo per l'azione e dandoci un'idea del tempo a nostra disposizione prima del conteggio totale. La qualità e la varietà degli strumenti di distruzione aprono a Devil May Cry porte mai viste nel genere action. La quantità di combo concatenabili e gli stili di gioco intercambiabili sono assolutamente esagerate e ispessiscono l'esperienza di gioco. All'utilizzo classico della Rebellion, lo spadone, e delle fide pistole Ebony and Ivory, si aggiunge quello di Arbiter e Osiris, le prime due armi a sfruttare il dualismo angelo-demone insito in Dante, e di altre armi pensate per i combattimenti corpo a corpo. Spettacolare anche la fase platformica, livello dopo livello ci imbatteremo in situazioni sempre più intricate, che richiederanno soprattutto spirito d'osservazione e grande coordinazione occhio-mano per attivare il potere giusto tramite trigger al momento propizio e che rimescoleranno non poco le carte della meccanica di gioco in attesa dei boss fight, come sempre fiora l'occhiello della saga. Dal punto di vista visivo, DMC è uno tra i videogame più spettacolari che ci sia capitato di osservare negli ultimi mesi. Lo stile tipico ed esagerato di Ninja Theory si fa vedere in colori particolarmente sgargianti, in una modellazione di protagonisti e comprimari di prim'ordine e nella quantità impressionante di elementi in movimento in ogni istante. In definitiva, Devil May Cry è un capolavoro che merita di entrare nella vostra personale collezione videoludica.